Siamo con Micol Dell'Oro di Ecofficine per parlare di Non è l'isola. E io comincerei proprio da una frase presa durante la conferenza stampa: non è l'isola, ma l'isola c'è, le tematiche, la filosofia che porta avanti l'isola che c'è da tanti anni resistono anche in quest'anno un po' difficile. Assolutamente sì. Quando abbiamo fatto questo percorso partecipato che ha insomma provato a raccogliere un po' le idee, perché per tanti mesi siamo stati nel dubbio, mio Dio, cosa facciamo, una delle cose centrali era: ma quali sono i bisogni del nostro territorio, della nostra rete, la chiamiamo noi? E di sicuro uno dei bisogni era quello di continuare a trovarsi, anche se magari in quel periodo non fisicamente, adesso si può fisicamente ma con il distanziamento e tutte le attenzioni, ma continuare a mantenere vive le relazioni anche interpersonali. Un altro bisogno era quello di sicuro degli espositori, di avere delle occasioni di vendita, perché tante fiere sono state chiuse, loro stessi, i loro spazi sono stati chiusi per settimane, a volte mesi, e quindi ci siamo detti: l'isola c'è, nel senso che la dobbiamo fare. È un bisogno che abbiamo identificato e raccolto, e da lì abbiamo poi lavorato per capire come farla. E dove farla? Perché vista l'indisponibilità del parco di Villa Guardia, non per vostra volontà, avete concentrato la vostra attenzione su una cosa che già esisteva qui a Rebbio e in generale su questo quartiere molto, molto vario della nostra città, dove c'è anche una realtà sociale molto partecipata. Vero? È vero, il quartiere di Rebbio è particolarmente attivo e presenta dei cittadini anche che hanno tanta voglia di darsi da fare. Infatti anche l'Ecofficine ha realizzato dei progetti partecipati sul territorio, ma una cosa che esiste già e che è vissuta sia dagli abitanti del quartiere, ma non solo, anche da altri che vengono da fuori, è il mercato dei produttori locali del sabato mattina, all'interno di uno spazio che è comunque non bello grande come il parco di Villa Guardia, ma è comunque uno spazio bello, perché poi è il parco dei Combognani, c'è tutta la spina verde dietro su cui diciamo affaccia, l'isola che c'è è storicamente legata a questo mercato che ha fatto nascere e che sta continuando comunque a sostenere, e quindi la decisione è stata un po' naturale. Bene, per cui i produttori sono molto, molto locali, insomma, quelli che già durante tutti i sabato mattina portano i loro prodotti lì, dai Combognani. Tra l'altro è anche una bella occasione per scoprire questo parco, e non tutti i comaschi lo conoscono, per cui è sicuramente una bella occasione. Avete anche scelto una tematica che, insieme a tante altre ovviamente che portate avanti da anni, è molto attuale, quella della plastica, dell'utilizzo della consapevole delle plastiche. Sì, era un tema che era già stato scelto prima, perché era un tema di cui si sta parlando, anche l'Unione Europea insomma sta vietando la plastica usa e getta, però è un tema che abbiamo deciso di mantenere, anche perché ovviamente non è un tema che il Covid cancella, è una cosa che rimane, ma non solo, ho notato che in alcuni casi è addirittura amplificata dall'esigenza di diciamo igiene o utilizzare cose monouso. Io ho visto alcune mense, alcune che stanno recuperando l'idea delle stoviglie in plastica monouso. Ecco, forse c'è da fare una riflessione collettiva per capire come essere sicuri, ma non ritornare indietro di anni e recuperare quest'uso sbagliato della plastica, che è una materiale bellissimo, ma non per prenderlo e buttarlo via dopo poche ore. Ecco, proprio sulla plastica si apre questa 2 giorni qui al Teatro Nuovo di Rebbio, il venerdì sera, con una bellissima serata aperta a tutti. Sì, è una diciamo serata di approfondimento sui contenuti, è aperta a tutti ma su prenotazione, oppure comodamente da casa, cliccando su un link, la si può diciamo si può partecipare virtualmente online. Una serata in cui esperti parleranno proprio di queste tematiche legate alla plastica, sia con l'Università Bicocca che con l'Università dell'Insubria, più tutta una serie di associazioni che lavorano in questo settore. Poi dalla serata di venerdì alcune cose verranno riproposte nei laboratori il sabato, sempre intorno appunto tematiche ecologiche.
Senti, diamo qualche notizia pratica per chiudere, proprio gli orari, l'ingresso è gratuito quest'anno al Nanone d'Isola, sì, no? Sì, quest'anno l'ingresso è gratuito, gli orari del mercato, diciamo della fiera, sono dalle 8 alle 18, un'attenzione per i parcheggi perché insomma bisogna parcheggiare in zona e non c'è un parcheggio adibito, ma è possibile parcheggiare all'autosilo Valmolini e poi ci sono delle navette che continuamente, a ciclo continuo, durante tutto il giorno porteranno le persone al parco. Anche queste in sicurezza, quindi sanificate, con mascherina, igienizzante per le mani e quant'altro. Stesse norme che valgono proprio per l'ingresso al parco, bisognerà tenere la mascherina. Ci sono dei limiti di capienza, intorno alle 250 più o meno, no? Persone che contemporaneamente potranno essere ospitate nel parco. E prova della febbre, insomma, tutto molto molto in sicurezza, come ormai purtroppo siamo abituati ogni volta, certo, che ci dobbiamo trovare più di qualche persona insieme. Bene, non è l'isola, ma l'isola, come dicevamo, c'è, e grazie appunto all'associazione L'Isola Che C'è, grazie a Ecofficine e a tantissime altre realtà che ruotano intorno, compreso il centro servizi del volontariato, naturalmente, che non possiamo dimenticare. Ci saranno anche molti espositori che hanno a che vedere proprio con la realtà dell'associazionismo comasco, alcuni ormai seguono L'Isola Che C'è da tantissimi anni, e ecco, il quartiere di Rebbio chiudiamo proprio con questa citazione della cena che Don Giusto ha organizzato per il sabato sera. Sì, abbiamo voluto creare questo collegamento con un'iniziativa che comunque non viene direttamente da noi, ma dalla parrocchia e da Don Giusto, che è questa cena che si chiama Contaminiamoci col cibo, per cui l'idea comunque di mantenere aperte le relazioni, anche la convivialità, che è un elemento importante, che verrà in oratorio alle 19:30, anche questa in tutta sicurezza, è necessaria la prenotazione, c'è un'alternativa vegetariana per chi non mangia carne. Grazie a Micol Dell'Oro, e che naturalmente sia un anno solo senza l'isola, dall'anno prossimo dobbiamo tornare, sì, tutti nell'isola. Assolutamente, io ci spero tanto, poi il futuro, insomma, abbiamo imparato che dà sempre delle cose inaspettate, per cui speriamolo. Ritrovarsi, continuare a stare insieme, cenare insieme, e la cena è il luogo dell'incontro, dello scambio. Abbiamo dato come tema quello del contaminiamoci attraverso il cibo, in senso positivo, no? E sarà allora sabato sera alle 19:30 in oratorio di Rebbio all'esterno, se il tempo lo permette, oppure in strutture all'interno ben distanziate. Per non essere indifferenti, per scegliere la cultura dell'incontro e non quella dello scarto, per vivere insieme un momento di solidarietà anche. Menù. Allora, ci saranno lasagne etiopi, che esistono davvero, vedrete, per chi ama la carne con un gusto tipico di terre lontane, e anche lasagne alla pakistana per chi invece è vegetariano, un'unione perfetta tra spezie orientali e sapori mediterranei. Dolce caffè, acqua di quella sorgente del Baradello, e vino un po' meno del Baradello, ma di altra provenienza. Ci si può prenotare, poi troverete il numero, e il ricavato sarà destinato all'accoglienza che si vive in parrocchia. Ecco, però l'invito è veramente a venire, a partecipare, a ritrovarsi insieme, a continuare a stare insieme a tavola, che è una delle cose più belle della vita. Grazie. Grazie. Una nota, restando coerenti con il tema, tutte queste due giorni